con un traffico indemoniato e sotto la pioggia scrosciante. Dublino ha celebrato la Culture Night di quest'anno. Una miriade di posti con eventi intonati alla cultura, come quelli tenuti al Trinity College. Ma ci siamo soffermati al quartiere italiano lungo il fiume Liffey, dove, grazie al coordinamento di Andrea Sevignano, abbiamo assaggiato alcuni cibi sfiziosi come i rosticini e ascoltato della buona musica. Tu sei l'anima qui di questa taverna di Bacco, vero? Quindi come ogni anno organizzate qualcosa a proposito della Culture Night di Dublino, vero? Cosa state facendo? Allora, c'è una serie di eventi che si dovrebbero svolgere nella piazza, tra cui circo, musica, tutto c'è intorno comunque al Rinascimento, perché ci abbiamo questa ultima cena di John Byrne, che è installata nella piazza. Verrà lui a parlare di quel lavoro che ha fatto 10 anni fa, quando hanno installato questa ultima scena tutta particolare con queste cose alla strada. In più, durante tutta la serata, eventi di musica rinascimentale studiati a porta da Antonello D'Orazio. E circo, ci sarà il circo, e danza, workshop di danza curato da Simone Zaino. Facciamo gli arrosticini abruzzesi, speriamo vengano all'altezza della situazione. Birra artigianale dall'Italia, i De Bernardos che suonano e tante altre cose. Insomma, un bel programma, è l'evento dentro l'evento. Sono molto vivace, molto vivace. Va bene, grazie Andrea, grazie. Alzate quei rosticini in alto con le mani, vediamo un po'. Certo. Sì, dai. Ah, belli, guarda che bello.